apparentemente fuori contesto, vi racconterò un'esperienza e mezza fatta sul fronte della Prima Guerra Mondiale in Trentino, sul luogo di un particolarissimo confine, iniziata 20 anni fa e terminata una in questi giorni, un'altra 2 o 3 anni fa. Sono stata un'esperienza interessante e riuscita di una macchina simile a quella che state stiano mettendo in moto oggi. Io non mi nascondo le difficoltà che ci sono di fronte, perché in particolare mi rivolgo all'onorevole sottosegretario. Non so se sempre c'è la visibilità quando si stanziano 70 milioni di euro del percorso che poi deve essere fatto per mettere in garanzia i sogni, i desideri e i pensieri che stiamo mettendo in campo oggi con una grandissima quantità di energia. Chi sarà la stazione appaltante di tutto questo? Quanti appalti strani? Sono fondi strutturali? Daranno luogo a una qualche fondazione che riesca a tenere insieme? Una sorta di moderno principe che riesca a dare le dritte di questa cosa? Non lo so. Però sono questioni su cui, facendo una chiacchierata con gli amici che mi hanno invitato, mi hanno pregato di raccontare alcune esperienze fatte. Io sono un architetto e negli ultimi appunto 20 anni parte con incarichi professionali, parte con convenzione di ricerca dell'Università di Firenze, di cui sono docente, siamo riusciti a portare a casa alcuni risultati con un virtuoso rapporto con la soprintendenza della provincia autonoma di Trento, che queste cose ha seguito e ha curato, e con una regia molto accurata, che è riuscita a tenere insieme un programma di desideri che al momento forse non è stato completamente compiuto, ma è avviato a essere deciso. Qual è la storia di un edificio? La storia di questo edificio, fatto per vedere alla Barone, comincia forse quando è una nota di geopolitica dall'istituto che qui ci occupa questa possibilità di parlare. Quando il generale Cadorna e Conrad von Wetzendorf si trovano sui banchi della scuola di guerra a ragionare su una linea comune, e tutti e due sanno che il pezzo più breve per tagliare fuori il Veneto e i Friuli è una linea immaginaria che dal Trentino arriva all'Adriatico. È questa forse la storia che dobbiamo raccontare di questo edificio? Oppure l'ultima immagine, che è questa, un fermo immagine al 1918, finiti i bombardamenti, restano delle bombe, le buche, è un forte Austro-Ungarico, ma questo forse non è così importante. Perché chi è morto sotto le bombe di questo forte o chi gli ha sparato addosso? Forse veniva dai tanti paesi dell'Italia dove ci sono lapidi come questa è a Castellabate, non è molto distante. Mi sono stato colpito che da un paese di pescatori, di marinai, di contadini, tante persone fossero morte in una zona che non conoscevano minimamente, come le Alpi. Oppure la storia dell'edificio, di quello di cui vi mostro qualcosa, è questa: esattamente 100 anni fa, nel giugno del 1916, questi sono gli ufficiali vittoriosi dopo aver fatto quella che alcuni storici chiamano la spedizione punitiva nei confronti degli italiani, spostando di qualche chilometro il fronte. Qual è la storia dell'edificio? È forse quella degli anni 30, in cui, quando si stava mettendo in piedi il carcere di Santo Stefano, dal punto di vista e il luogo del confino, per un uso che non era solamente quello degli arrestonani, la storia è quella degli operai che sono stati incaricati di smontare le corazze della Prima Guerra Mondiale per costruire i cannoni della Seconda. Siamo sempre nello stesso luogo. La storia di questi edifici è fatta di strati. Oppure, per volere all'ora del re, so che è una citazione scomoda, è così che è avvenuto, il forte fu salvato, le mura furono salvate,
furono portati via tutti i pezzi di ferro e così l'abbiamo trovato. Allora, la storia dell'edificio è sì il suo essere documento, non solo un monumento, io credo, cioè non è solo va conservato così com'è. Ci saranno le scritte sui muri, le scritte nelle stanze, c'è una sequenza di cada vita che quell'edificio ha attraversato. E un progetto di attenta rivalutazione e rivalutazione di quell'edificio deve tenere conto di tutti questi strati. L'edificio di cui parliamo è un grande complesso paesistico con tutte le caratteristiche che ha una fortezza moderna che non sono dissimili da quella delle fortezze del Cinquecento. Taglio breve su questa cosa per raccontarvi come il lavoro che noi abbiamo fatto è stato un lavoro di ascolto dell'edificio, un lavoro dettagliatissimo che viene dopo ciò che è stato qui presentato dall'architetto Ratti, cioè dopo tutto il lavoro di analisi. C'è una parte di ascolto che è fatta anche di segni minimali, piccole tracce di interruttori che sono stati aggiunti nel tempo, oppure appunto di scritte sul muro che non ci siamo permessi di togliere. Abbiamo usato dei materiali duri come il ferro che è stato riportato al forno perché era stato portato via. E in qualche modo, per quanto l'oggetto sia tremendo, l'idea era di in qualche modo risarcire la storia e la vicenda dell'edificio. Ancora qui i dettagli di questa vicenda, non abbiamo neanche tolto queste piccole colature di sale che c'erano. L'immaginazione è il materiale di costruzione del museo. E questi sono degli occhiali per la guerra bianca. Raccontano di una vicenda molto più complessa, che è stato lo scontro dei soldati sui ghiacciai. L'immaginazione, il materiale di costruzione del museo, perché bastano questi occhialini per raccontare una vicenda molto più complessa. Oppure queste sale dove l'antico, che vedete là in fondo, è una vicenda raccontata da molti, quella delle famose corazze farina che non servivano assolutamente a niente. Emilio Lusso ha delle pagine straordinarie rispetto a questo. E allora materiali molto duri, materiali che potessero resistere a delle condizioni molto particolari di questo luogo in cui abbiamo lavorato. E fa comunque raccontare le storie, la vita quotidiana dei soldati contro la vita eroica unicamente dei generali, le tazze, i piatti, la vita quotidiana, gli oggetti che venivano elaborati, la segnaletica, poter recuperare una parte della vecchia segnaletica sarà molto importante. Penso che molte sia stata depredata, sia stata perduta, però se qualcosa resta allora basta una targa, basta un numero su una cella per riuscire a raccontare questa vicenda. Questa è una cosa particolare, però serve a dire come si può raccontare una vicenda, che è quella degli uniformi. In qualunque museo storico ci sono le uniformi, in qualunque museo storico ci sono le divise. Ebbene l'idea, questa che è stata chiamata bacheca Benetton da visitatori del museo, racconta che le guerre cominciano con le fanfare nelle città, con le divise a colori, e finiscono tutte nel fango, in grigio-nero. E questa è la storia delle divise della prima guerra mondiale. Sono state messe sotto vuoto, sono state conservate, sono state tenute esattamente così come i conservatori tessili ce l'avevano date, ma sono state in qualche modo messe in scena e raccontate. Oppure la cronologia, sempre sullo sfondo di questo edificio che è stato appena recuperato e dotato di tutte quelle caratteristiche che servono, come per esempio un ascensore, nel punto in cui venivano fatti risalire proiettili per le coperture. Il museo inizia dove il museo finisce, è una questione importante di tener conto, e cioè che il museo non sono solo le stanze all'interno del quale è, ma è il suo rapporto col paesaggio, il suo rapporto con l'uomo straordinario. Apparentemente distante il mio esempio dal vostro, è però accomunato esattamente da questa questione, dagli ingressi, dagli accessi. Siccome il ferro è stato portato via simbolicamente, abbiamo rimesso a biglietteria dell'edificio un cubo d'acciaio arrugginito, non è contento perché costava troppo, l'abbiamo acidato e poi lavato.
ancora rapporto col paesaggio di questo luogo, della sua messa in opera della natura, in linea con la fatica antica, come dice Mario Ballester, che i contadini avevano messo nella trasformazione delle montagne. E l'attenzione per i bambini, fondamentale. Questo è il buco, una sorta di piccolo, dal quale anche i bambini possono partecipare della visita con i loro occhi, a partire dalla loro altezza, dalla loro possibilità di comprendere, cioè tenere dentro più grande quello che era successo, i servizi, il bar, eccetera, eccetera, una storia di cui abbiamo parlato. Questa questione è molto delicata, non credo solo per gli architetti, ma per chiunque ragioni su questi edifici. Essere fedeli agli edifici tremendi è il vostro non scherzo in questo senso. Noi ci siamo misurati su un altro piccolo esempio che abbiamo esaminato, che è la macchina da guerra compiuta, è l'ultima fortezza austriaca della Grande Guerra, Forte di Pozzacchio. Vado avanti molto velocemente, ma in questo caso la civiltà della rovina, il semplice fatto di liberare dall'uso alcune parti dell'edificio, che era un edificio che è un edificio ipogeo, ha consentito di rendersi conto di questa guerra incredibile combattuta sottoterra, fino al punto di uscire per la via giusta, per il percorso che una volta facevano i soldati per utilizzare questo edificio, a rivedere le stelle, appunto, a cogliere questo orizzonte artificiale. Allora la macchina da guerra diventa un strumento per poter vedere e misurare il paesaggio. Ho cercato di essere molto